Dal Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?» Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: «Signore, aprici!» Ma egli vi risponderà: «Non so di dove siete». Allora comincerete a dire: «Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze». Ma egli vi dichiarerà: «Voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia». Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e se siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi. Sorelle e fratelli carissimi, il Vangelo di oggi ci presenta Gesù sempre in viaggio verso Gerusalemme, un viaggio che ci sta accompagnando per tutta l'estate. È lungo questo viaggio che avviene tutto ciò che il Vangelo ci ha raccontato, dall'uomo che chiese a Gesù cosa fare per ereditare la vita eterna, all'accoglienza di Marta e Maria nella casa di Betania, dalle parabole che Gesù ha raccontato alla preghiera del Padre Nostro che ci ha insegnato, per arrivare all'uso che dobbiamo fare dei nostri beni, al rapporto che dobbiamo avere con le ricchezze e infine a quel fuoco, il fuoco dello Spirito, il fuoco del Vangelo che Gesù è venuto a gettare sulla terra e che desidera si accenda nel più breve tempo possibile. Oggi il Signore risponde a un'ulteriore domanda che riguarda la salvezza. Un tale gli domanda: «Sono pochi quelli che si salvano?» Il discorso della salvezza ci sembra un discorso totalmente estraneo ai nostri interessi, ma se riflettiamo un po', esso è un discorso fondamentale, perché fa riferimento, come ci ha ricordato la festa dell'Assunzione di Maria Santissima, appena celebrata, essa fa riferimento proprio al destino finale di ciascuno di noi, alla sete di infinito che ci abita. Domandare chi si salva significa dare una risposta a questa sete di infinito. Come posso avere la pienezza della vita? Come posso avere la felicità? Come posso vivere nella gioia? Come posso, cioè, risorgere? E Gesù a questa domanda, che sembra quasi una domanda quantitativa, quanti ne sono, come spesso fa, non risponde direttamente, sembra prendere il discorso da lontano. Del resto, questa domanda aveva un retroterra che partiva da lontano. Il popolo degli ebrei non è stato come il popolo degli egiziani, che da subito ha creduto in una vita nell'aldilà. Il popolo degli ebrei per moltissimi secoli non ha creduto nella risurrezione, non ha riflettuto sulla vita eterna. Tutto era confinato all'interno di questo mondo. Se tu eri ricco, se tu avevi figli, vuol dire che avevi la benedizione di Dio. Se tu eri povero ed eri sterile, se tu ti comportavi male, tu non avevi la benedizione di Dio e la
tua vita era perduta. Fu soltanto negli ultimi secoli, prima della venuta di Gesù, che si approfondì la riflessione sulla risurrezione, in modo particolare durante le persecuzioni dei re Seleucidi. La discussione nasce intorno a un evidente fatto. Coloro che venivano martirizzati, coloro che venivano perseguitati, avrebbero avuto un posto nel regno di Dio? Sarebbero stati riconosciuti degni di una vita piena, di una salvezza eterna? E la risposta è sì. Coloro che hanno accettato la persecuzione, coloro che sono rimasti fedeli al Signore, risorgeranno, saranno salvati, risponderanno alla loro sete di infinito. Ma su questa terra, cioè la salvezza, la risurrezione che gli ebrei pensavano, era la continuazione della vita che già stiamo facendo, soltanto senza nessuna fragilità, senza nessuna cosa negativa, senza la morte, senza la malattia, senza i disagi che a volte la vita di oggi ci presenta. Per questo motivo, pian piano è stato necessario riflettere in modo più approfondito sulla risurrezione. E al tempo di Gesù chi credeva nella risurrezione era una minoranza di persone. Ad essa, alla risurrezione, non credevano i sacerdoti del Tempio e non credevano i Sadducei. Probabilmente ricorderete quell'episodio in cui i sacerdoti e i Sadducei cercano di irridere coloro che credono nella risurrezione e di prendere in giro lo stesso Gesù, ponendogli quella domanda di una donna che era stata moglie di 7 mariti. Di chi sarà nella vita eterna, si domandano i sacerdoti e i Sadducei. I farisei invece ci credevano e dicevano che la vita eterna, la salvezza, la risurrezione apparteneva a tutti coloro che rispettavano fino in fondo la legge, a tutti coloro che osservavano, anche a costo di sacrifici, la Torah. Tutti quelli che osservavano la Torah sarebbero risorti. E anche questo lo possiamo comprendere dal Vangelo, quando Marta e Gesù stanno dialogando dopo la morte di Lazzaro e Gesù dice a Marta: «Tuo fratello risorgerà». Ed ella le risponde: «Certo che risorgerà, mio fratello era un giusto, nell'ultimo giorno certamente risorgerà, farà esperienza della salvezza». E Gesù deve dire a Marta: «Non è a quella risurrezione che io mi sto riferendo, non è a quel momento, a una vita dopo la morte che io sto facendo riferimento, io sto dicendo che tuo fratello avrà la vita dell'Eterno e l'avrà ora, l'avrà adesso». Gesù quindi introduce nel discorso sulla risurrezione e sulla salvezza una variabile. Non bisogna aspettare la risurrezione alla fine della vita, non bisogna aspettare la salvezza alla fine della vita, bisogna comprendere in che modo Gesù oggi ci fa risorgere, ci dona una vita nuova, ci regala la salvezza. E per far questo Gesù introduce 3 immagini. «Sforzatevi di entrare nella porta stretta», sono le prime 2. «Sforzatevi» forse non è la migliore delle traduzioni. Il verbo greco che l'Evangelista Luca utilizza fa riferimento alle gare sportive, alle competizioni che avvengono all'interno degli stadi. Le stesse gare, le stesse competizioni, le stesse corse, le stesse lotte a cui fa riferimento anche San Paolo nella Prima Corinti al capitolo 9. San Paolo dice che bisogna lottare come fanno gli atleti nello stadio. Tutti lottano, ma uno solo vince. E San Paolo dice: gli sportivi, gli atleti si allenano,
fanno patire delle sofferenze al proprio corpo per vincere una corona che appassisce. Voi dovreste farlo per vincere una corona che non appassisce, una corona che è eterna. E per questo motivo poi fa anche un riferimento personale e dice: io corro, io cammino, ma non come uno che non sa dove andare. Io ho ben chiara la meta della mia esistenza, il traguardo della mia vita. Io combatto e faccio pugilato, ma non battendo l'aria senza sapere chi colpire. Io ho chiaro chi devo colpire, cosa effettivamente devo fare. Quindi c'è una lotta da fare per poter essere salvati, c'è una lotta da sostenere e da vincere per poter sperimentare la salvezza. E questa lotta è per poter passare la porta stretta. Ecco perché ci troviamo davanti a questa piccolissima porta in una delle chiese di Lanciano, la chiesa di San Nicola, proprio per rendere in modo espressivo, in modo visivo, quello che il Signore vuole dirci. Io, che sono anche abbastanza grande, faccio fatica ad entrare in questa porta stretta. E allora Gesù ci dice: lottate per entrarci. E lottare per entrarci significa vincere l'orgoglio, la superbia, l'egoismo, le passioni, tutto ciò che ci gonfia e ci allontana dal Signore e farci piccoli. Ricorderete quando gli apostoli stavano discutendo fra loro su chi fosse il più grande e Gesù prende un bambino, lo mette davanti a loro e dice: chi fra di voi vuole essere il più grande, si faccia piccolo come questo bambino. I bambini non fanno alcuna fatica ad entrare in questa porta stretta. Se noi ci facciamo piccoli, se noi riduciamo all'essenziale ciò che ci vogliamo portar dietro, la porta stretta la passiamo senza fatica. Mentre invece, se rimaniamo grandi e grossi, se non vogliamo rinunciare a nulla, se vogliamo continuare, pur dicendoci cristiani, a vivere come prima di aver conosciuto il Vangelo, allora saremo troppo grandi per la porta stretta ed essa si chiuderà davanti a noi. Sembra una scena terribile quella che Gesù ci presenta, il padrone che si alza e chiude la porta, e quando sente bussare con forza a questa porta, dice alle persone che bussano: io non vi conosco. Queste persone cercano di presentare le loro credenziali, cercano di far comprendere al Signore che Lui le conosce, e dicono due cose molto importanti. Signore, noi abbiamo mangiato e bevuto con te e abbiamo ascoltato ciò che dicevi nelle nostre piazze. Lo chiamano Signore ed è evidentemente il riferimento al fatto che quelle persone sono credenti, sono cristiani, sono battezzati. Solo loro, infatti, chiamavano Gesù Signore. Eppure restano fuori. Eppure restano fuori pur avendo partecipato all'Eucarestia, mangiato e bevuto insieme con Lui, pur avendo ascoltato la parola del Signore, oggi diremmo partecipato alle catechesi, alle lezioni divine, a tutto ciò che una parrocchia, una comunità ecclesiale organizza. Gesù dice: non vi conosco. Non è sufficiente soltanto partecipare ai momenti liturgici, non è sufficiente soltanto mangiare l'Eucarestia e ascoltare la parola. Occorre diventare parola per gli altri, annunciatori e testimoni del fuoco del Vangelo per gli altri e soprattutto occorre farsi pane per gli altri. Occorre mangiare il pane della vita, ma come Gesù diceva in occasione della moltiplicazione dei pani, date voi stessi da mangiare. È necessario che ci facciamo pane per gli altri. Quindi il Signore ci avvisa, non possiamo
limitarci nel nostro essere cristiani alla messa della domenica e a qualche incontro di formazione. Dobbiamo far diventare operative nella nostra vita le nostre partecipazioni ai momenti liturgici. Dobbiamo trasformare la nostra celebrazione in vita vissuta, in testimonianza d'amore e di carità. Come dice San Giovanni nella sua prima lettera, chi ama conosce Dio e viene da Dio perché Dio è amore. Chi ama, senza nessun altro riferimento al battesimo, ai sacramenti e alle celebrazioni, chiunque ama, battezzato o non battezzato, della nostra comunità o di un'altra comunità, fa parte del gruppo di Dio ed entra nel banchetto che si celebra all'interno della casa passando la porta stretta proprio perché ha amato, proprio perché nella concretezza della vita ha dato testimonianza a Gesù attraverso la testimonianza della sua vita. Si è fatto piccolo, si è messo al servizio, ha voluto bene. Questo ci dice il Signore. E allora faremo l'esperienza di essere in tanti, tantissimi. Quelli che sono dentro vengono dal nord e dal sud, dall'oriente e dall'occidente, da ognuno dei quattro punti cardinali, da tutte le parti del mondo, perché il Signore è Signore per tutti e tutti vuole accogliere nella sua casa perché partecipino alla sua festa. Mettiamo da parte allora il pensiero che abbiamo un ingresso garantito, un biglietto omaggio perché siamo battezzati, perché apparteniamo a una qualche congrega, a un qualche gruppo ecclesiale. Non è sufficiente. Mettiamo da parte l'idea di poter entrare perché conosciamo il parroco piuttosto che il vescovo. Non è sufficiente. Quello che è sufficiente è farsi piccoli, amare e servire.